Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di Lee Miller e vorrei parlarvene oggi che è il 25 novembre e si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Voi mi direte che cosa c'entra Lee Miller con questa giornata? E beh, lo capirete in corso d'opera perché per me c'entra, ha un suo perché. Lee Miller, eccola qua. Come probabilmente saprete, se non lo sapete ve lo dico io, è stata una grandissima fotografa del secolo scorso. Era nata nel 1907 negli Stati Uniti e nel 2007, per il suo centenario, in giro per il mondo sono state fatte moltissime mostre in cui venivano esposti i suoi lavori, le sue fotografie. Lei nasce come modella in realtà, soltanto nel 1929 decide di recarsi a Parigi e di dedicarsi completamente alla fotografia. Premetto però che lei aveva già si era già addentrata nel mondo della fotografia, sia pure non professionale, ma a livello amatoriale, grazie al suo padre. Perché Theodore Miller era un appassionato di fotografia e sia lei che i suoi due fratelli gli facevano spesso da modelli e posando per il padre lei comunque cominciò a muovere i primi passi in quello che era il mondo della fotografia. Poi nel 1929 decise di diventare, di approcciarsi più seriamente alla fotografia, appunto in maniera professionale e si trasferì a Parigi, chiedendo a Man Ray di darle delle lezioni. Man Ray inizialmente non voleva dare lezioni assolutamente a nessuno, però poi lei divenne la sua allieva e anche la sua modella e la sua musa, perché fra i due poi tra l'altro ci fu anche una relazione, che però non durò moltissimo. E lei già nel 1930 però aveva aperto uno studio fotografico tutto suo e Elsa Schiaparelli o Coco Chanel, insomma, stiliste molto importanti dell'epoca, venivano nel suo studio fotografico e le commissionavano dei lavori. Lei, tra l'altro, molto spesso accettava di fare dei lavori anche per alleggerire Man Ray, così da dargli la possibilità di dedicarsi alle sue creazioni artistiche, perché Man Ray non era soltanto un fotografo, era anche un artista, diciamo così, a tutto tondo. E così, facendo lei certe fotografie, permetteva a Man Ray di dedicarsi appunto alle sue creazioni. E negli anni del 1930, molto spesso alcune fotografie che erano di Lee Miller erano state erroneamente attribuite a Man Ray. Questo per dire quanto lei era diventata bravissima, sì, grazie alle lezioni di Man Ray, ma anche grazie al fatto che lei stessa era molto brava, perché se non avesse avuto un'abilità sua, nessuno avrebbe scambiato il suo lavoro per quello di Man Ray, questo è sicuro. E questa cosa che sto dicendo è molto importante e lo vedrete poi dopo perché. Quando cioè poco prima che scoppiasse il secondo conflitto mondiale, nel 1939, lei, che aveva già nel frattempo lasciato il suo primo marito, si trasferì in Europa seguendo Roland Perros, che poi divenne il suo secondo marito, col quale ebbe una storia d'amore molto importante nel corso degli anni. E Roland Perros, che era un poeta, è stato un poeta, storico, artista, grandissimo collezionista e nonché uno dei massimi esponenti del surrealismo britannico. Appunto, Roland Perros era inglese e rimase durante quando scoppiò il conflitto della Seconda Guerra Mondiale, decise di rimanere a Londra e lei restò a Londra con lui, non fece rientro negli Stati Uniti. E a Londra cominciò ad avviare una collaborazione come freelance con Vogue. Anche se durante gli anni della guerra, diciamo così, la carta scarseggiava, la tiratura di Vogue rimase comunque una tiratura sempre molto elevata perché c'erano moltissime persone che erano interessate a questa rivista e che la leggevano. E dunque collaborare con Vogue era sicuramente
era sicuramente prestigioso per qualunque giornalista e anche per i fotografi. E lei, appunto, come freelance collaborò con Vogue facendo diversi servizi molto interessanti, molto importanti. Ad esempio, fotografò delle donne inglesi in tenuta spartana, diciamo così, cioè con dei vestiti con pochi fronzoli, con capi insomma pratici e funzionali, e il servizio era intitolato Moda in fabbrica. E poi fece un altro servizio sempre sulle donne inglesi e quindi sulla moda delle donne inglesi in tempo di guerra, ed era intitolato Moda intelligente per redditi limitati. Poi fotografò anche quelle che furono le conseguenze nella vita di tutti i giorni dei bombardamenti che Londra subì durante il conflitto mondiale ad opera dei tedeschi. E ad esempio una foto famosissima di quell'epoca, e che sicuramente forse non tutti l'avrete vista, ma è comunque una foto molto molto famosa, è questa, dove ci sono praticamente questi cittadini con delle maschere antifuoco, maschere ignifughe, appunto, che venivano messe durante i bombardamenti. Questi sono i suoi primi reportage di guerra. Poi fece delle foto molto più toccanti, quando, grazie al fatto che poté entrare in diverse zone precluse a moltissime persone, in quanto lei come fotografa inviata di Vogue aveva il pass, appunto lei fece delle foto molto più toccanti su quelli che sono stati le conseguenze del conflitto. Ad esempio, vediamo se riesco a trovare questa foto. È una foto che io ricordo e che, ecco qua, che fa però vedere quanto lei era sì una bravissima fotografa intesa come fotoreporter, ma era anche, aveva una marcia in più, perché anche quando faceva una fotografia scioccante e toccante come la fotografia di una ragazza morta, riusciva però a dare questa fotografia un tocco artistico, perché ricorda un po' i preraffaelliti, se la guardate bene questa fotografia. Questa è una ragazza che si è suicidata a Lipsia dopo l'arrivo delle truppe alleate, e guardate anche questo cadavere in acqua, se non vi ricorda un po' i preraffaelliti, a me sì. E quindi lei era una bravissima fotografa di guerra, una bravissima fotoreporter, ma era anche un artista, questo è indubbio, e non lo dico soltanto io, cioè lo dice la storia della fotografia. Quindi, tornando a noi, allora, io feci non mi ricordo, qualche anno fa, penso fosse il 2013, un'intervista a Gian Piero Mughini. E in questa intervista gli chiesi di parlarmi della fotografia. Gian Piero Mughini è un grandissimo collezionista di fotografie ed è anche un conoscitore della fotografia e della storia della fotografia, del mondo della fotografia e di quelli che sono stati i più grandi fotografi del secolo scorso. A Mughini io chiesi un'intervista per il giornale con il quale collaboravo all'epoca, che è Osservatorio Digitale, e io vi metterò qua sotto il link a quell'intervista, così se vorrete potrete andarvela a leggere. E appunto parlavamo di fotografia, e a un certo punto io parlai anche, gli dissi anche che cosa ne pensava di Lee Miller, e lui mi disse che avrebbe ucciso, addirittura avrebbe venduto la mamma per una fotografia di Lee Miller. Ma aggiunse, e questo me lo sono scritto perché voglio portare le parole precise, che
troverete comunque nella mia intervista se vi andrà di leggerla, lui mi disse: anche se era di per sé una meraviglia, una personalità, senza Man Ray lei non sarebbe diventata quello che è diventata. E qua arriviamo al punto del perché io ho fatto proprio oggi questo video su Lee Miller. Dunque, Gian Piero Mughini può essere antipatico, può non piacere, tutto quello che vi pare. Con me fu molto cortese a concedermi questa intervista, quindi io nulla ho da ridire contro Mughini, però mi ricordo che quando disse questa cosa su Lee Miller, io già all'epoca non fui d'accordo. Senza scomodare la giornata delle donne, io lì per lì, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, io lì per lì pensai che mi sembrava veramente molto limitante pensare che Lee Miller fosse diventata quello che era diventata solo perché aveva incontrato Man Ray. Per me non è così, e non lo dico, cioè non è che non lo è soltanto per me, cioè parla, il suo lavoro dimostra che non è così, che è un po' limitante. Mughini è sicuramente una persona molto colta, molto preparata, e non è sicuramente un misogino, credo, almeno, no, scherzo a parte, non è un misogino, è una persona che non farebbe sicuramente nessun male a nessuna donna, ma nel momento in cui viene a dire Lee Miller è quello che è diventata, quello che è diventata grazie a Man Ray, involontariamente però fa comunque un, cioè, come posso dire, è complice di una certa mentalità che secondo me è sbagliata, ed è una mentalità che va ad incidere però su quello che è poi il comportamento di moltissimi uomini nei confronti delle donne, che poi negli apici più nelle punte più violente sfociano appunto nella violenza e nell'uccisione. Ora, senza arrivare a tanto, però anche lo sminuire la capacità di una donna dicendo che è quello che è perché ha avuto come maestro Man Ray, perché grazie a Man Ray ha potuto fare determinate cose, perché altrimenti non sarebbe stata così. Ecco, questo appunto, dicevo, è per me uno sminuire il lavoro prima di tutto di Lee Miller, ma è anche un sottintendere a un modo di pensare per il quale, ecco, tu sei quello che sei perché hai incontrato quest'uomo. L'avete mai sentito di un uomo un ragionamento simile? Cioè, avete mai sentito a dire: ah, quest'uomo è così perché grazie ha incontrato questa donna? Al massimo si può dire: dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Sì, vabbè, sto cavolo, mi sta tanto bene, però non è la stessa cosa. Cioè, se lui ha fatto carriera è grazie a questa donna. L'avete mai sentito? Io no. E sono tante queste piccole cose che secondo me andrebbero cambiate nella mentalità, perché sono piccole cose che possono aiutare poi a quella che è la grande cosa, ossia a far capire a certe teste di cavolo che la donna non è un oggetto, non va picchiata, non va stuprata, non va uccisa, perché appunto è un essere umano e non è un oggetto del desiderio, non è un oggetto personale, non è una proprietà. Per arrivare a questo, secondo me, bisogna cominciare anche a cambiare certe mentalità che ci sono anche nelle persone più, come dire, insospettabili, persone che hanno una cultura che notoriamente non sono violente contro le donne, anzi hanno il massimo rispetto della donna come essere umano e degli esseri umani in generale. Ma c'è però dietro il discorso: eh sì, però è stata così perché ha conosciuto lui. No, non ha conosciuto lui ed è diventata così perché ha conosciuto lui. Lei ha conosciuto lui, ha avuto la bravura di voler imparare da questa persona perché era una brava
era bravo in un determinato campo, però poi non dico che l'allieva ha superato il maestro, ma comunque poi ha fatto la sua strada, ha fatto la sua carriera ed è riuscita per le sue capacità e non perché ha incontrato Tizio o Caio. Secondo me così dovrebbero funzionare le cose. E questo è solo un esempio. Io ad esempio, ci sono poi anche tante altre piccole cose che però hanno un'importanza secondo me grandissima per cambiare la mentalità degli uomini, di certi uomini. Ad esempio, io mi ricordo, beh, intanto andiamo a ritroso nel tempo e vi cito per esempio, allora, un mio collega fotoreporter, mi ricordo che anni fa mi disse, quando io gli parlai del mio lavoro, lui mi disse, sì, ma per voi donne è tutto più semplice come fotografe, perché ad esempio noi uomini, se vogliamo andare in un determinato posto, facci vedere il pass, puoi, non puoi, voi donne fate un sorrisino e loro vi fanno passare. Ma col cavolo, prima cosa non è così. Secondo, anche dietro questo ragionamento, che cosa si nasconde? Cioè, perché noi siamo donne, facciamo del sorrisino, cioè usiamo il nostro corpo e non il nostro cervello, e con questo possiamo andare avanti? No, non è così. E quello, quel mio collega, non è uno che picchia la moglie, non è un violento, però un ragionamento simile, un minimo di misoginia, secondo me la nasconde. Ed è comunque un ragionamento psicologicamente sbagliato. Ricordo poi, ad esempio, un mio amico che quando facevo l'università, lui era un violinista, non è stato un grande violinista, era un violinista, un professore d'orchestra, un professore di fila, però comunque per diventare professore d'orchestra e lavorare in un'orchestra sinfonica importante devi comunque essere bravo nel tuo campo, e per essere bravo nel suo campo lui ha fatto appunto il conservatorio sacrificato gli studi universitari per la sua carriera di musicista, di professore d'orchestra. E mi ricordo che mi disse, io però se fossi stato una violinista anziché un violinista sicuramente avrei potuto laurearmi, perché se io fossi una donna, mi diceva all'epoca, gli esami li strapasserei alla grande, perché a voi basta far vedere due tette, un po' di coscia ed ecco che voi l'esame lo passate. Ed era serio. Eppure quella persona non è, anche lui, non è uno che picchia la compagna o la moglie, adesso non so se è sposato, non è mai stato un violento, anzi assolutamente, però diceva queste cose. E voi mi direte, è un'eccezione? No, non è un'eccezione. Sapete quanti ce ne sono di così? Tantissimi, troppi. Ce ne fossero anche soltanto tre sarebbero troppi, ce ne fosse anche soltanto uno sarebbe troppo, ma ce ne sono tantissimi, credetemi. Per non parlare di chi, per esempio, diceva allora, adesso nella Berliner Philharmoniker ci sono anche delle musiciste donne. Però fino a non molto tempo fa i Berliner per tradizione volevano solamente uomini in orchestra. E c'erano fior fior di musicisti che dicevano, ah, è giusto, perché se una donna viene in orchestra pianta solo casino, perché poi cominciano ad esserci delle relazioni, delle storie, e perché le relazioni le donne le fanno, cioè sono unilaterali, sono uomo e donna in una relazione, la colpevole è solo la donna? C'erano tantissime persone che ragionavano in questo modo. La donna sul posto di lavoro porta solamente fastidi. È un ragionamento di non moltissimi anni fa, Voglio sperare che ora non si faccia più questo ragionamento, però ho qualche dubbio. A me personalmente è capitato di recente al Festival di Cannes, io ero arrabbiata con dei miei colleghi fotografi perché ritenevo che determinati comportamenti sul tappeto rosso non fossero corretti. Parlo di posti, cioè la prima fila, si sa chi è in prima fila scatta delle foto migliori, poi dalla seconda, dalla terza in su diventa più complicato riuscire a scattare delle buone foto. E io quindi ero arrabbiata per determinate cose che adesso non vi sto qui a dire, e mi ricordo che un mio collega, anche lui non è un violento, non è uno che odia le donne, eccetera, eccetera, ma mi disse, sì, ma tu vedi, a fare questi ragionamenti qua, allora tu dovresti fare, cioè sei una fotografa, ma non sei portata per questo tipo di lavoro fatto qua. Io mi sono spostata
da quel posto lì, sono andata in un altro con altri colleghi, tra l'altro francesi in questo caso, con i quali ho lavorato benissimo, quindi forse è una questione di mentalità, boh, non lo so, resta il fatto che comunque io spostandomi ho fatto il mio lavoro, ho portato a casa le mie foto, mi sembra che il mio lavoro potevo farlo benissimo anch'io, non è che non ci sono portata, che non sono portata a determinati ragionamenti, ma, e qui arriviamo al punto, mi disse, sì, poi sei particolarmente nervosa oggi, ma probabilmente avrai le tue cose. Al di là del fatto che io le mie cose, come diceva lui, per motivi di salute non ho dovuto andare in menopausa precoce tanti anni fa, quindi non si trattava di questo, ma questo tipo di ragionamento, ah, la donna è molto ormonale, diciamo così, cioè, ma che ragionamenti sono? Eppure sui posti di lavoro vi assicuro che si possono trovare ancora oggi persone di sesso maschile che ragionano in questo modo. E tutte queste sono cose che in realtà vanno a mattoncino su mattoncino su mattoncino, sono comunque una sorta di connivenza a quella che poi invece è la violenza più plateale, più terribile, che è quella che porta a picchiare e addirittura quando non ha, ad uccidere la propria compagna o comunque una donna, perché è donna. Sono esagerata? No, non sono esagerata e non è che voglio essere polemica per essere polemica. È purtroppo una realtà di fatto ed è una realtà di fatto che è insita anche nelle, diciamo così, negli strati più colti della popolazione e questo è il guaio. Perché sfatiamo il mito che sono soltanto gli ignoranti quelli che fanno violenza sulle donne. E per violenza sulle donne non intendo solo quella fisica, intendo certo quella fisica, ma intendo anche quella psicologica, intendo anche il mobbing. Sono tutte cose che vanno ad assommarsi e creano una mentalità che è sbagliata e che, cari amici uomini, dovreste veramente decidervi a cambiare una buona volta. Guardare le donne per quello che sono, delle colleghe esattamente come voi, né più né meno sul posto di lavoro, delle compagne e degli esseri umani esattamente come voi nella vita privata e in famiglia, nelle case, insomma. Vabbè, ho parlato tanto, ma in questo caso non credo proprio di aver parlato a sproposito. E tutto è nato nella mia testa da questo ricordo che avevo di questo giudizio che era stato dato su Lee Miller, che non è stata criticata, non è stata detto che Lee Miller non è una brava fotografa, perché appunto avrebbe venduto la mamma, diciamo così, per avere una sua foto, quindi riconosceva la grandezza di Lee Miller, ma la sua grandezza nasceva dall'incontro con l'uomo Man Ray. Sbagliato. Dal mio punto di vista è sbagliato. Non lo dissi allora perché ero lì per intervistare e come giornalista io quando intervisto prendo le parole delle persone che intervisto, le riporto e poi ognuno è libero di fare una scrematura di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato in quello che viene detto dalle persone che io intervisto. Io personalmente, quindi la Monica, non la Monica giornalista, la Monica donna, quando sentì questa cosa pensò quello che vi ho appena raccontato. E quindi con tutto il rispetto per il giornalista e anche conoscitore del mondo della fotografia, della storia della fotografia e collezionista Gian Piero Mughini, io su questo non solo non ero d'accordo, ma ho pensato di prendere spunto per dire che c'è dietro certi ragionamenti, insomma, che bisogna stare attenti a certi ragionamenti perché possono velatamente e anche involontariamente, perché sicuramente è involontario il giudizio di Mughini, non voleva sicuramente svilire la donna in sé per sé, assolutamente, io non dico che volesse fare questo, però dietro a certi ragionamenti poi si diventa, portandoli avanti, si può diventare involontari complici di quelli che poi sono gli atteggiamenti peggiori che si possono avere nei confronti di una donna, e cioè gli atteggiamenti di violenza psicologica e fisica. Va bene.
Ciao a tutti.